Ciao ragazzi e bentornati in studio. È passato un po' di tempo dal mio ultimo video. Diciamo che in questo frangente qualche cosa è accaduta, come potete vedere anche dal layout dello studio, è cambiato, sta cambiando e è uscito il mio ultimo disco. Andatelo ad ascoltare su tutte le piattaforme di streaming digitale, si chiama Project Supernova. E scrivete nei commenti, scrivetemi in DM su Instagram e ditemi cosa ne pensate. Prima di iniziare con l'argomento del video, volevo invitarvi e chiedervi di iscrivervi al canale, accendere la campanellina e attivare così le notifiche, mettere mi piace ai video per supportare la crescita e poter così portare nuovi argomenti da farvi vedere e ascoltare. Oggi volevo parlarvi degli Universal Audio FX, gli ultimi pedali della linea Universal Audio. Parliamo del Max Preamp Dual Compressor, del Galaxy 74 Tape Echo and Reverb e del Delverb Reverb Companion. Sono tre pedali che ho avuto la possibilità di mostrare al Padova Guitar Show e far ascoltare a chi è venuto a trovarci presso lo stand di Miniware. Sono tre pedali che ho in studio da un po' di tempo, che ho avuto la possibilità di provare e come avete ascoltato dal brano iniziale, danno veramente colore, calore e texture al vostro suono. Li andremo a vedere più nel dettaglio, negli esempi che seguiranno questa breve intro. Ci tengo a dirvi che il tutto è registrato attraverso la mia testata 5150 in diretta. La 5150 esce e va direttamente nell'AUX, dall'AUX all'Apollo. Tutto quello che sentirete non è trattato, è così come è stato registrato al momento. Bene, parliamo del primo pedale che è il Max Preamp Dual Compressor, che è un pedale veramente innovativo, non è mai stata vista una cosa del genere all'interno di un pedale. Parliamo della possibilità che ogni chitarrista ha di portare con sé veramente degli effetti di qualità studio, perché il Max Preamp Dual Compressor, grazie alla ricerca Universal Audio che fa sulle macchine reali, ha permesso insieme al motore Dual Engine di avere all'interno del consueto box di UFX sia il pre e l'EQ valvolari presi dal rinomato Universal Audio 610 preamp e ha la possibilità di gestire o singolarmente su un canale o insieme su due canali ben tre compressori che posso scegliere tra un Dynacomp, tra un LA2A e tra un 1176 sempre di Universal Audio. Questi tre compressori possono essere miscelati insieme, hanno caratteristiche sonore ben definite che tutti coloro che li hanno usati come plugin sui loro pezzi possono aver apprezzato in passato e possono essere usati in serie, in parallelo o attraverso l'applicazione anche in sidechain, quindi possibilità infinite a portata di ogni chitarrista nella loro pedaliera. Ascoltiamoci qualche esempio. Thank you.
Ok, ora parliamo del secondo pedale del Galaxy 74 Tape Echo and Reverb. Che cos'è? È la macchina Roland Tape Echo che tutti noi abbiamo avuto la possibilità di ascoltare su innumerevoli dischi e Universal Audio l'ha messa all'interno di un pedale. Abbiamo la possibilità di avere quel caratteristico suono, quelle texture che soltanto un Echo a nastro ci può regalare, quel calore al suono che non è mai freddo e preciso, ma che dà carattere a qualsiasi cosa andiamo a suonare. Abbiamo la possibilità di scegliere tra una, due, tre testine e di aggiungere il colore della modulazione, la quantità di modulazione che vogliamo, e oltretutto è stato aggiunto il potenziometro del riverbero, il riverbero plate, che possiamo aggiungere per colorare il suono. Del terzo pedale, che è il Delverb Reverb Companion. Universal Audio all'interno di uno chassis ha avuto la possibilità di racchiudere gli algoritmi più belli dei due precedenti pedali usciti nella linea iniziale di UAFX, cioè lo Starlight e il Golden Reverberator. Abbiamo quindi la possibilità di scegliere all'interno di un pedale tre tipi diversi di delay e tre tipi diversi di riverberi. Li possiamo miscelare insieme, utilizzare separatamente. E possiamo scegliere tra un delay a nastro, un delay analogico e un delay digitale, e possiamo scegliere tra un riverbero spring, un riverbero plate e un riverbero hall. Possiamo aggiungere modulazione e colore a entrambi gli effetti, e quello che esce è veramente uno spazio ben definito, ben caldo, che dona corpo e profondità a tutte le nostre esecuzioni. Bene, ascoltiamoci qualche esempio e poi li ascoltiamo tutti e tre insieme. Thank you.
grazie per essere arrivati fino a qui, spero abbiate apprezzato gli esempi che ho potuto farvi ascoltare, ringrazio Mediwell come sempre per l'opportunità di avere queste splendide macchine all'interno del mio studio e poterle provare insieme a voi, e non mi resta che invitarvi al prossimo video. Mi raccomando, come detto all'inizio, mi piace, iscrivetevi, accendete la campanellina, non costa nulla, a me aiuta tanto. Ciao e stay rock!